presentate dalla Guardia Costiera le nuove autovetture Stop CO2 elettriche a basso impatto ambientale che verranno impegnate principalmente in attività operative nelle aree marine protette per preservare la fauna e la flora presenti in queste realtà. Il progetto fa parte di un accordo che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha stipulato con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e dei Mari per realizzare i servizi di osservazione e prevenzione degli impatti dei cambiamenti climatici nelle aree marine protette. Nella nostra direzione marittima Abruzzo e Molise ci sono due aree marine che sono Torre del Cerrano e quella delle Isole Tremiti. Infatti sono state consegnate tre vetture, Pescara, Giulianova e Termoli per le Isole Tremiti, che saranno destinate ai controlli ambientali. Sono state acquistate dal Ministero dell'Ambiente, che le ha dato in uso al Corpo delle Capitanerie di Porto, in questo caso della Direzione Marittima dell'Abruzzo e del Molise, per consentire al nostro personale di svolgere i controlli in modalità stop CO2, come c'è scritto sulle nostre vetture, per far dare anche un segnale ai cittadini che verranno assicurati dei controlli nel rispetto massimo delle norme ambientali. Diciamo che l'anno è sempre pieno di attività, ovviamente nel periodo estivo queste attività si concentrano e quindi il nostro personale, che è deputato ai controlli sia via mare che via terra, viene chiamato a uno sforzo maggiore sempre per garantire la massima sicurezza e in questo caso la tutela massima dell'ambiente, che non si svolge solo sulla fascia costiera ma è anche all'interno, quindi vedi discariche, vedi fiumi, vedi cave, sono tutti degli aspetti che noi andiamo a verificare. Questi mezzi ultra ecologici moderni ci consentiranno di farli nel modo migliore. C'è un invito che vuole fare ai turisti che stanno riempiendo la costa abruzzese? Ai turisti l'invito che faccio è quello che fa il governo, che è ovvio, quello di rispettare la normativa Covid. Purtroppo siamo ancora in pandemia, sembra che le cose stiano migliorando, dobbiamo avere sempre la massima tutela. E poi quello del rispetto dell'ambiente, quindi non lasciare rifiuti abbandonati sulle spiagge, nelle aree limitrofe, perché i comuni, come abbiamo visto, fanno di tutto per far rispettare queste norme attraverso l'apprestamento di appositi contenitori per la differenziata e altri accorgimenti.